come ronzano gli insetti oggi, Manuel. È un rumore assordante, io non posso ascoltarlo. Non posso ascoltarlo. Cosa sono quelle grida giù in fondo alle scale? È un insetto, vero? Sì, è un insetto. Durami le orecchie, questo ronzio mi fa impazzire. Tappami gli occhi, io non voglio vedere. Amici della Nouvelle Vague, buonasera, benvenuti. Siamo qui in presenza del cast dello spettacolo Quarto Movimento Storia Erotica di Nao Yolin. Dunque, siamo in presenza di... Gioia Montanari. E... Andrea Pergolari. Bene, ci spiegate un po' cos'è questo spettacolo? Che cosa rappresenta la sua storia, la sua genesi? Allora, tutto nasce quando 7 anni fa ho letto la biografia di questa donna, Carmen Mondragon, in arte Nao Yolin. Una donna di Città del Messico anni 20, pittrice, poetessa, modella, che sostanzialmente non ha fatto grandi cose a livello di pittura o di arte, non ha lasciato grandi segni, però è una donna che, leggendola, mi ha colpito il suo modo di amare, amare profondamente, amare ad ammalarsi quasi di amore. E ho parlato ad Andrea di lei. Andrea è un ottimo scrittore e lui è riuscito a crearmi un monologo. Perché lui ha scritto il testo e tu lo rappresenti. Un monologo adatto a me, e lo ringrazio vivamente di questo. E raccontiamo 4 momenti della sua vita, 4 amori della sua vita. Dal padre al marito che ha sposato, omosessuale, a dottor Hatl che non la amava come lei voleva, e infine l'ultimo, che poi l'unico che ha veramente amato, che poi muore in circostanze bizzarre. Il primo anno al Fringe? Primo anno, sì. Come vi siete trovati con il pubblico? Speriamo nell'ultima serata che sia un po' più numeroso, però finora, anche se pochi, sono stati buoni, perché hanno gradito. Sembra l'abbiano gradito. E dunque, voi sarete in scena qui al palco B? Sì. Quando ancora? Domani alle 23.30 è l'ultima. Una cosa, cosa succede? Lo chiediamo un po' a tutte le compagnie. Cosa fate? Rito scaramantico o pensiero? 5 minuti prima di salire sul palco. Nessun rito scaramantico. Nessuna concentrazione, niente di particolare. E allora, visto che abbiamo poco pubblico, vogliamo rivolgere ai nostri lettori un minuto i motivi per cui dovrebbero votarvi e pertanto mandarvi avanti in quello che è comunque il festival. Allora, se siete donne, è una bellissima storia di una donna vera, verace, passionale, bellissima lei. Meno io, però la ricordo nelle parole. Se siete uomini, è un modo per avvicinarvi al mondo delle donne e apprezzarlo. Bene, con queste parole vi ringraziamo e tanta merda per il prossimo spettacolo. Merda. E vi verremo a vedere. Grazie. Grazie a voi.